Ciao a tutti, sono Marco Crastolla e vi do il mio benvenuto su Kenkashin TV. Ed eccoci in un nuovo episodio girato in casa. Ciò significa che andremo a vedere degli esercizi utili da fare non appena troviamo 5 minuti. Nello specifico parliamo di piegamenti sulle braccia. E non chiamate le flessioni, mi raccomando. Il primo esercizio consiste nel fare dei piegamenti sulle nocche del nostro pugno. Questo esercizio, oltre a potenziare le nostre braccia, è molto utile per allenare e condizionare le nocche della nostra mano e esercitarsi sulla struttura corretta del nostro pugno, allineandola con il polso, il gomito e la spalla. Con questo tipo di struttura possiamo eseguire pressoché qualsiasi tipo di piegamento sulle braccia, a partire da quelli larghi andando fino a quelli stretti e a quelli molto stretti, in base al gruppo muscolare che abbiamo scelto di sviluppare. Per l'occasione vi mostro dei piegamenti che vanno a rafforzare i tricipiti. Poggiamo i nostri pugni a terra in questo modo e ci mettiamo nella nostra posizione. Se già da adesso sentiamo dolore sulle nocche, cerchiamo di abituarci un 10-15 secondi stando nella posizione e poi ci rilassiamo. Quando ci diventa più semplice, possiamo fare dei piccoli saltelli in questo modo, in modo da incrementare il nostro peso sulle nocche ed abituarle sempre al condizionamento. E quando invece sentiamo che le nostre nocche reggono bene il nostro peso, possiamo mettere, come dicevo prima, le mani in questo modo, allineandole con il gomito e la spalla. Cerchiamo di non scendere col bacino, così, ma di scendere sulle braccia facendo in modo che il gomito sfiori i nostri fianchi. Andiamo giù e andiamo su. Giù e su. Per chi ha un condizionamento avanzato delle nocche della propria mano, può scegliere di poggiare a terra soltanto con le due nocche di indice e medio, senza andare a aderire con il suolo con tutta la superficie del pugno. Possiamo eseguire dei piegamenti sulla punta delle nostre dita. Mi raccomando, fate molta attenzione a non danneggiarvi. Come consigli preliminari valgono gli stessi dei piegamenti sui pugni, cioè se non ce la faccio anche solo a mantenere la posizione dei piegamenti, lascio stare, cerco di esercitarmi e potenziare le dita prima di eseguire questo tipo di piegamento. Poggiamo i nostri polpastrelli con la mano ben aperta in questo modo. Cerchiamo di allineare il pollice con la spalla se vogliamo eseguire dei piegamenti larghi. Una volta in posizione, scendiamo, sfioriamo il suolo e saliamo su. Se siamo già abbastanza condizionati, possiamo passare magari a tre dita. Stesso discorso, andiamo giù e andiamo su. Insomma, in base al vostro grado di condizionamento, potete scegliere il numero di dita da utilizzare durante il vostro esercizio. Per allenare i bicipiti, basta mettere le nostre mani a terra con la punta delle dita rivolta verso di noi. Cerchiamo sempre di allineare gomito e spalla e di piegare i nostri gomiti lungo i nostri fianchi. Andiamo giù e andiamo su. Andiamo giù e andiamo su. Il prossimo tipo di piegamenti è molto faticoso dal punto di vista muscolare, poiché si va ad alternare un piegamento per i tricipiti e uno per i pettorali, oppure li si fonde insieme in un unico esercizio. Ok, mi sono messo in posizione frontale in modo da rendere più chiaro l'esercizio. Nel primo caso andiamo ad alternare un piegamento stretto ad uno largo. Quindi faccio un piegamento stretto per i tricipiti e apro per farne un altro largo. Chiudo e continuo. 1, 2, 1, 2. Mentre nel secondo caso con un braccio eseguo un piegamento stretto, mentre con l'altro ne eseguo uno largo, in questo modo. 1, 2 e continuo. 1, 2, 1, 2. E questo è quanto. I
piegamenti a scorpione sono molto utili in quanto possiedono anche una fase di potenziamento isometrico, cioè dovremo mantenere il nostro corpo abbassato senza toccare con il petto a terra per il periodo necessario a pungere con il nostro piede come fosse appunto il pungiglione di uno scorpione. Ve lo mostro subito. Possiamo mettere le nostre mani in posizione tale da fare dei piegamenti larghi, stretti o molto stretti. Per l'occasione vediamo quest'ultima tipologia. Mettiamo le mani a diamante in questo modo e le poggiamo a terra. Qui. Ci pieghiamo giù senza toccare il petto a terra e alziamo una gamba per pungere come uno scorpione. Andiamo giù e ci alziamo. E lo rifacciamo. Uno. Pungiamo. Adesso. Per eseguire questo tipo di esercizio si richiede uno sforzo del nostro fisico notevole, in quanto i muscoli presi in considerazione per eseguire appunto l'esercizio sono davvero tanti. Bene, anche questa puntata di Kenkashin TV è giunta al termine. Mi raccomando, per qualsiasi cosa commentate sotto e iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati sui prossimi video che usciranno a breve. E da oggi mi raccomando, mettete mi piace alla pagina ufficiale di Kenkashin TV su Facebook. Ciao!